Buongiorno, sono il dottor Nicola Civiero, visito negli ambulatori del gruppo Mantova Salus di Castiglione delle Stiviere, di Volta Mantovana, di Asola e del Green Park a Mantova. Mi occupo di otorino ed in particolar modo dei disturbi dell'equilibrio. Oggi parleremo della forma più frequente in assoluto al mondo di vertigini, che si chiama labirintolittiasi o cupololittiasi. Da sola rappresenta circa l'80% di tutte le forme di vertigine. Per capire qual è il meccanismo che genera questi sintomi particolarmente violenti, vediamo un modello anatomico dove troviamo il condotto dell'orecchio dove mettiamo il cotton fioc, in fondo sappiamo esserci il timpano, dopo il timpano compare l'organo dell'equilibrio molto complesso, all'interno c'è una superficie molto piccola di gel sulla quale sono incollati dei cristalli. Siamo tutti fatti così perché muovendo la testa fanno da livella. Saltuariamente alcuni sassolini si scollano e si incastrano all'interno di questi canali semicircolari. Lì non dovrebbero starci perché all'atto del movimento del capo, essendo in una posizione completamente diversa da quella naturale, generano vertigini molto violente ad insorgenza improvvisa della durata di pochi secondi, qualche minuto, esclusivamente all'atto del movimento del capo, come potrebbe essere coricarsi nel letto, girarsi durante la notte, oppure anche semplicemente inchinarsi per raccogliere qualcosa da terra. La vertigine parossistica da posizionamento non deve essere confusa con la labirintite. La labirintite è un danno neurologico molto importante che interessa contemporaneamente sia l'organo dell'equilibrio che l'organo dell'udito. Tanto che le vertigini violente e rotatorie durano diverse ore, diversi giorni, ininterrottamente, e l'orecchio che è stato danneggiato perde completamente la capacità uditiva. La terapia della vertigine posizionale parossistica non è di tipo farmacologico, ma impieghiamo delle opportune manovre, chiamate manovre liberatorie o di riposizionamento, che ci servono per riportare i cristalli nella loro posizione originale in modo che vengano definitivamente smaltiti. Il successo delle manovre liberatorie, se vengono effettuate nelle primissime ore, nei primissimi giorni dall'insorgenza acuta del sintomo, è di circa il 95%. La terapia della labirintite è, almeno nelle sue fasi iniziali, farmacologica e poi successivamente riabilitativa, che sarà motivo di successive clip.